cari amici di TG Events, siamo a Garlanda in provincia di Savona per il 32esimo meeting internazionale FIA 500. Tre giorni di dibattiti, di mostre, di spettacoli, di concerti, insomma di tutto di più per questo che è il regno della FIA 500. Welcome to the 32nd international meeting of the FIA 500 club. Quindi si parte, primo giorno, il venerdì, le macchine arrivano in Borgata Nuova e cominciano le iscrizioni, tantissime iscrizioni per il venerdì e poi anche per i giorni successivi. E cosa succede in Borgata Nuova? Succede che ci sono anche delle mostre, quest'anno dedicata agli sposi, 500 esposi, 58 anni d'amore. E poi sempre in Borgata Nuova l'inaugurazione ufficiale del 32esimo meeting internazionale FIA 500. E naturalmente una visita al museo multimediale del 500 non può mancare, soprattutto perché c'è anche il negozio, il nuovo shop dove potete trovare tutti i gadget, l'abbigliamento, insomma tutto ciò che riguarda la mitica 500. Il primo giorno non può mancare un'escursione. Ragazzi, andiamo tutti a Loano? Andiamo a Loano! E allora cosa facciamo? Tutti al mare! Tutti al mare! A mostrar le chiappe chiare! Ma non è solo il Parco Villafranca, questo parco che state vedendo, una location per il meeting. Ci sono altri posti come il Mercato dei Ricambi, dove potete trovare tutto ciò che riguarda la 500. I pezzi di ricambio, motori, cofani, insomma di tutto e di più. Ma come vivono i 500isti? Beh, c'è chi va in agriturismo, in hotel, ma c'è chi campeggia proprio direttamente qui a Garlanda. Questo è il palco dove stasera si esibiranno dei gruppi live, stanno lavorando naturalmente i tecnici. Stasera vi proponiamo la Sbadda Barlos, un gruppo blues, e il Libero Arbitro, tributo agli anni 70-80 della disco music. Ma si è nuvole, il tempo passa sull'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, ma si è nuvole. Secondo giorno di meeting, la stanchezza si fa sentire, più che altro il caldo quest'anno è veramente micidiale. Ma cosa succede il secondo giorno? Incontri, dibattiti, discussioni, FIA 500F compie 50 anni, si parlerà di Bardal, del nuovo pneumatico fatto dalla Michelin per la 500, insomma tanti argomenti interessanti. Ma soprattutto il pomeriggio il Grand Tour che raggiungerà Calizzano prima e poi il Museo dell'Orologio a Tovo San Giacomo. E naturalmente non può mancare l'escursione al Parco Acquatico Le Caravelle con grandi tuffi in piscina che fa molto bene.
si giunge alla sera del sabato con il grande show dei 500isti protagonisti, una sorta di corrida dove ne vedremo veramente delle belle. La mattina della domenica, la grande premiazione, la grande festa per tutti i 500isti, macchine particolari verranno premiate, la nazione ospite che quest'anno è il Belgio, i fiduciari, insieme all'Unicef saremo per beneficenza, insomma la grande festa finale del 32esimo meeting internazionale Fiat 500. E anche per quest'anno è tutto, ci vediamo alla prossima edizione, la 33esima. Ciao!